L'avvio del lavoro sarà con i modulini, non ci sono catenelle di avvio, per cui la lavorazione si sviluppa tutta sui centimetri e sulla circonferenza di partenza. Vi dico l'uncinetto che sto usando per questo filato, io sto lavorando con il 3,5. Voi potete usare qualsiasi tipo di filato, qualsiasi uncinetto, perché andiamo a lavorare sui centimetri e questi li stabilirete voi in base alle vostre misure. Il consiglio che vi posso dare io è prendete un capo che vi veste bene, di modo che potete seguire quel modello per andare a sviluppare la vostra taglia. Io per questo ho usato una canotta di quelle con le spalline molto sottili. Ecco qui, vedete? Sotto io ho il toppino che ho seguito per andare a conformare il progetto e ho seguito la forma, vedete, dell'intero scalfomanica, della scollatura e l'altezza delle spalline. Io mi sono portato un bel poco avanti, ho terminato lo sprone, come potete vedere, dal quale ho ottenuto 25 moduli di ripetizione del doppio ventaglio. Ho messo i miei marcatori, lavorato già tutta la parte del davanti per raggiungere la lunghezza definitiva del mio scalfomanica. Ho raggiunto anche la larghezza della circonferenza seno. Ho ripreso la lavorazione allo stesso modo anche sul dietro e adesso vado a concludere anche la parte del dietro per poi chiudere i sottomanica. Su campione vi faccio vedere l'avvio dello sprone e i giri di lavorazione della sequenza di ripetizione. L'avvio è quello con gli occhielli, quindi un avvio senza catenelle. Se voi dovete diminuire la larghezza della circonferenza di avvio, dovete farlo di due moduli o multiplo di 2, quindi 2, 4, 6 a seconda della larghezza che volete dare alla vostra circonferenza. L'importante è che voi diminuiate di 2 moduli d'avvio, perché tutta la lavorazione successiva è conseguenziale all'avvio dei moduli. Andiamo ad avviare i moduli. Facciamo il nostro solito cappietto. Io non conto, vado a fare 3 catenelle, una, due e tre. Carico il filo, vado nella prima catenella iniziale, ossia l'occhiello che ho stretto, e lavoro la mia maglia alta chiudendo il primo occhiello. Per il secondo e successivi lavorate in questo modo, 3 catenelle, caricate il filo, andate sull'incrocio di chiusura della maglia alta dell'occhiello sottostante e chiudete l'occhiello successivo. 3 catenelle, carico il filo, vado nell'incrocio, pesco il filo, lo porto fuori, carico e chiudo la maglia alta dell'occhiello e continuo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che ho deciso di lavorare. Vi ricordo che gli occhiali devono essere multiplo di 2, per cui una volta fatto tutti i moduli di avvio chiusi in cerchio, lo provate. Se dovesse essere eccessivamente largo e ritenete opportuno di dover diminuire un poco l'ampiezza, andate a diminuire di 2 occhiali o multiplo di 2, 2, 4, 6, come vi ho detto prima. Ho avviato 20 moduli per il campione, ora andiamo a chiudere in cerchio. In questo modo sfilo l'uncinetto con le catenelle verso l'alto, vado a far congiungere il primo anello con l'ultimo, cercando di tenere dritta
la catenella di avvio, che poi catenella non è. Dobbiamo ritrovarci con la maglia alta verso l'esterno, le catenelle verso l'interno. Quindi, una volta che abbiamo messo in modo giusto i moduli di avvio, andiamo a chiudere l'ultimo con il primo in questo modo, con un punto bassissimo. E siamo pronti, vedete? Le catenelle sono verso l'interno, la maglia alta di chiusura del modulo è verso l'esterno. Andiamo a fare adesso il primo giro di lavorazione e nascondetevi anche le codine. Il primo punto lo sostituiamo con 3 catenelle, 2 e 3. In ogni modulo andiamo a lavorare 2 maglie alte, una e due. Carichiamo il filo, un punto alto sull'incrocio dei moduli e chiudiamo il nostro quadretto di lavorazione. Carico il filo, vado nel modulo successivo e lavoro i miei 2 punti alti nell'archetto 1 e 2. Carico il filo, vado sull'incrocio dei 2 moduli e chiudo la sequenza con un punto alto e continuo in questo modo per tutto il giro, lavorando 2 punti alti nell'archetto, un punto alto sull'incrocio tra un modulo e l'altro. Chiuderemo il giro con un punto bassissimo sulla terza catenella iniziale. Chiuso il giro, andiamo a lavorare il secondo giro, che è un giro tutto di archetti. Do una catenella, vado nello spazio, vedete, che c'è tra la maglia di chiusura e le successive 3 maglie alte, e lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle di separazione per l'archetto, 2, 3, 4 e 5. Salto 3 punti, vado nello spazio che mi separa dalle 3 maglie successive e lavoro un punto basso. 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5. Salto 3 punti alti, vado nello spazio che mi separa dalle 3 maglie successive e chiudo con una maglia bassa e continuiamo in questo modo lavorando tutto il giro di archetti che andremo a chiudere la maglia bassa iniziale. Mi porto avanti e vi faccio vedere la chiusura del giro. Chiudiamo questo secondo giro con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella maglia bassa iniziale di inizio giro e chiudiamo con un punto bassissimo. Alla fine di questo secondo giro i nostri moduli devono essere di numero pari. Partiamo con il terzo giro, andiamo nel primo archetto disponibile, lavoriamo un punto bassissimo e da qui ripartiamo con la lavorazione. 4 catenelle per il primo punto alto doppio, carico 2 volte il filo, rientro nell'archetto e vado a completare il blocco con altre 3 maglie alte doppie. Catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, rientro nello stesso archetto e lavoro 4 maglie alte doppie a chiudere il doppio ventaglio. 2, 3 e 4. Saltiamo l'archetto successivo, carichiamo 2 volte il filo, andiamo nell'archetto dopo e ripetiamo la lavorazione del doppio ventaglio. E questa è la nostra sequenza di lavorazione per tutto questo giro. Andremo a lavorare
un doppio ventaglio, in un archetto sì e l'altro lo salteremo. Lavorato tutto il giro, lo andremo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima catenella iniziale del giro. Andiamo a chiudere il giro e lo facciamo con un punto bassissimo sulla prima delle quattro catenelle iniziali. E ripartiamo con il quarto giro. Do una catenella, carico il filo, rientro nell'archetto, porto fuori e lavoro una mezza maglia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado al centro del doppio ventaglio e lavoro un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, vado tra un modulo e l'altro e lavoro una mezza maglia. 1, 2, 3, 4 e 5, vado al centro del doppio ventaglio e lavoro un punto basso e continuo in questo modo per tutto il giro, alternando la mezza maglia alla maglia bassa tra gli archetti, uno lavorato in mezzo al doppio ventaglio e uno tra un modulo completo e l'altro. Questo giro lo chiudiamo con le 5 catenelle per l'ultimo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sulla mezza maglia e lavoriamo un punto bassissimo. Una catenella, andiamo nel primo archetto disponibile, lavoriamo un punto bassissimo e da qui ripartiamo per lavorare il quinto giro. E con il quinto giro abbiamo concluso la lavorazione dello sprone. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, rientro all'interno dell'archetto e lavoro 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, passo all'archetto successivo e lavoro 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5 e continuo lavorando 5 punti alti in ogni archetto. Vedete che lo sprone è ben disteso, questo perché gli aumenti sono già integrati. Concludo il giro e poi vi faccio vedere come posizionare i marcatori, perché andremo a lavorare le due parti del davanti e del dietro separatamente per raggiungere la lunghezza dello scalfo manica. Ho terminato il giro di maglia alta, che mi va a concludere anche la sequenza dello sprone, e andiamo a chiudere sulla prima catenella di inizio giro. Ecco qui. E con questo giro di maglia alta lavorata negli archetti abbiamo concluso la sequenza dello sprone. Alla fine della lavorazione del mio sprone, lo stesso motivo l'ho lavorato e per la parte del davanti e per la parte del dietro. Io ho ottenuto 25 di questi doppi ventagli e per posizionare i marcatori ho fatto questo calcolo. Allora, 25 sono i doppi ventagli che io ho ottenuto dalla lavorazione dello sprone. 4 andranno per gli angoli, quindi dove andremo a posizionare i marcatori.
procediamo in questo modo. Questo è il nostro sprone, questi sono i nostri quattro angoli. 25 sono i moduli che io ho ottenuto dalla lavorazione dello sprone in base alla mia circonferenza di avvio, che è di 80 centimetri circa. Quindi 25 meno 4 per gli angoli, abbiamo 21 moduli da ripartire per andare a posizionare i marcatori. Il modulo dispari lo andremo a posizionare sul davanti. Quindi 25 diviso 4, abbiamo 5,25. Quindi per ogni sezione noi dovremo avere tra un angolo e l'altro 5 motivi, quindi 5 per il dietro, 5 per le due spalle e 6 per il davanti, perché quello dispari lo metteremo sul davanti. E avremo 1 per il primo angolo, 1 per il secondo, 1 per il terzo e 1 per il quarto. Se andiamo a fare la somma di tutti questi numeri, ottengo il numero complessivo di moduli che io ho ottenuto nella lavorazione del mio sprone. 5, 10, 15, 1, 2, 3 e 4, sono 19, più 6, 25. Metteremo i marcatori sull'ultimo giro di maglia alta al centro di un qualsiasi modulo dello sprone. Io partirò da uno dei doppi ventagli per fare in modo che la chiusura a giro capiti sotto l'ascella. Ho posizionato il primo marcatore in una parte qualsiasi dello sprone, ma facendo in modo che la chiusura a giro capiti, vedete, sotto lo scalfo manica. Ho posizionato un marcatore al centro del modulo, come vi ho fatto vedere nell'esempio grafico, e da qui ho contato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 moduli per il davanti. Su quello successivo, nella parte centrale, ho posizionato il secondo marcatore e ho ottenuto la parte del davanti. Questo perché il modulo dispari, i miei sono 25, l'ho posizionato sul davanti. Ripartendo dal secondo marcatore, che ho contato i 5 moduli per la spalla, 1, 2, 3, 4 e 5. Su quello successivo, nella parte centrale, ho posizionato il terzo marcatore che mi ha delimitato la prima spalla. Ripartendo da questo terzo marcatore, ho contato i miei 5 moduli per il dietro, 1, 2, 3, 4 e 5. Al centro del modulo successivo ho posizionato l'ultimo marcatore e automaticamente ho ottenuto l'altra spalla. Quindi la ripartizione è molto semplice. Terminato lo sprone, andate a contare i moduli che avete ottenuto, divideteli per 4. Se avete un modulo in più, lo posizionate sul davanti. Per il resto andate a mettere i marcatori in base al numero che avete ottenuto dalla divisione. Ecco qui, il marcatore va posizionato a metà di un qualsiasi modulo in corrispondenza della maglia bassa che abbiamo lavorato al centro del doppio ventaglio. E nell'ultimo giro di lavorazione, che è il giro di maglie alte lavorate nell'archetto. In effetti il marcatore, vedete, va nello spazio che c'è tra un blocco e l'altro e in corrispondenza della maglia bassa. E da lì
cominciate a contare per ripartire i moduli che avete ottenuto dalla lavorazione del vostro sprone. Io il lavoro l'ho quasi terminato, nel frattempo che voi vi portate avanti, vado a chiudere la lavorazione e monto il video per la seconda parte, dove andremo a lavorare separatamente il davanti e il dietro per raggiungere la lunghezza definitiva dello scalfo manica. La sequenza di ripetizione è la stessa di quella dello sprone, ma con una variazione per avere un ulteriore aumento. Dalla seconda sequenza in poi andremo a stabilizzarla perché dalla chiusura del sottomanica sarà la sequenza di ripetizione per tutto il tronco, dove non ci saranno più aumenti e il lavoro si sarà stabilizzato. Intanto io vi saluto. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. A presto!